Buongiorno colleghi, grazie. Grazie perché avevamo l'ansia di trovarci proprio in pochi. Io all'esecutivo avevo detto anche noi 12, anche solo noi 12, ma il Sindacato Nazionale Agenti non può non essere presente concretamente, personalmente in prima linea, non può comportarsi solo come quelle associazioni che seguono ad oltranza le vie diplomatiche anche quando non esiste più la categoria da rappresentare perché le vie diplomatiche non ne hanno permesso la tutela e la difesa. Noi siamo, e l'abbiamo messo nel nostro programma elettorale, per perseguire le vie diplomatiche sempre e comunque, ma, e l'abbiamo dichiarato con altrettanta chiarezza fin dai primi momenti, non senza trascurare le prese di posizione concrete, puramente sindacali come questa di oggi, ove ritenute necessarie e funzionali alla miglior tutela della categoria. E allora, quando abbiamo deciso in fretta, molto in fretta, secondo alcuni troppo in fretta, di dare vita ad un presidio nella sede storica di Fonsai, perché avevamo voce, avevamo conferme della prossima emanazione del provvedimento antitrust che avrebbe, come dire, chiuso i giochi nei palazzi del potere e avrebbe spianato la strada verso quella che può essere una soluzione, condivisa o meno, fusione della grande Unipol con Fonsai. Beh, noi quando abbiamo avuto queste notizie di un'imminente posizione dell'antitrust, che era l'ultimo tassello che mancava a questo mosaico, abbiamo deliberato in fretta e furia di dare vita ad un presidio, certo non con la condivisione unanime di chi ci raccomandava, ma per eccesso di prudenza, non certo per contrarietà all'iniziativa, di procrastinare questo impegno, di pensarci su un po' di più, di organizzarlo con maggior tranquillità per evitare quello che poteva certamente essere una cattiva riuscita, quella che poteva certamente essere una delusione collettiva. Però ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: beh signori, un sindacato che non rischia, non è più un sindacato che non c'è sempre e comunque non è più un sindacato. Allora abbiamo detto: siccome i tempi stringono, lasciamo suonare le sirene che chiamano a un rinvio, a una maggior concertazione, a una maggior precisazione, e noi andiamoci. Andiamo, facciamo sentire che un sindacato nazionale agenti c'è, facciamolo vedere che un sindacato nazionale agenti c'è. Io credo che da oggi tutti noi siamo maggiormente consapevoli che questo sindacato nazionale agenti c'è, e siamo anche consapevoli che chi ci invitava ad essere meno pessimisti, chi ci tacciava di essere dei visionari perché abbiamo, con un comunicato stampa 2 settimane fa, parlato della prospettiva della chiusura di centinaia di agenzie, siamo stati accusati da nostri stessi colleghi che dicevano: ma questi sono dei visionari, questi gridano al lupo pur di creare allarmismo nella categoria. Beh, puntuale, ieri pomeriggio, il provvedimento scritto in 78 pagine dell'antitrust che dà il via libera alla fusione Unipol Fonsai, guarda caso nel capitolo cessioni di asset, guarda caso, dice: UGF dovrà cedere società e rami d'azienda composti tra l'altro da marchi, portafogli assicurativi, rapporti agenziali. Allora mi viene da pensare: non ci siamo proprio sognati nulla. Allora mi viene da pensare: ma chi gridava al lupo e accusava SNA di creare facile allarmismo? Ma aveva presente che questi erano i passaggi che stavano per essere scritti oppure no? Io vi dirò: non siamo in anticipo come qualcuno ci ha scritto, siamo in ritardo. Dovevamo essere ieri qui, l'altro ieri qui, prima che uscisse questo. Non siamo in anticipo, siamo in ritardo, e come sempre chi chiede attendiamo, chi ci dice aspettiamo, ragioniamoci su, spesso purtroppo inconsapevolmente fa il gioco dei nostri avversari,
Perché voi lo sapete benissimo, quando la battaglia si fa dura, concedere tempo e spazio all'avversario è sempre un errore fatale. Noi questo tempo e spazio non lo vogliamo più concedere, quindi scusateci se qualche volta sembreremo poco coinvolgenti, scusateci se qualche volta sembrerà, tra virgolette, autoritarismo, come qualche persona poco attenta ha scritto. Il fatto di volerci muovere in fretta, subito, essere lì quando serviamo, non è scarsa volontà di coinvolgere. È che, signori, se noi aspettiamo di coinvolgere chi ha poca voglia di farsi coinvolgere, chi comunque, anche se lo vai a prendere sotto l'agenzia, malvolentieri viene a presidiare una posizione come questa, non riusciremo ad essere incisivi come invece vogliamo essere. Noi vogliamo essere di nuovo il sindacato nazionale degli agenti che tutela questa figura professionale, vogliamo essere di nuovo interlocutori fondamentali con le imprese. Guardate, forse qualcuno di voi non lo sa, un paio di settimane fa abbiamo scritto a Unipol e abbiamo chiesto, abbiamo scritto anche a Fonsai, anche a Prema, fino anche a Milano, abbiamo chiesto: smentite, per cortesia, smentite le voci sempre più insistenti che parlano della chiusura di centinaia di agenzie su tutto il territorio nazionale. Abbiamo chiesto, per favore, smentitele. Non ci siamo schierati pro o contro Unipol, pro o contro Sator Palladio, ci siamo schierati pro mantenimento delle reti agenziali. Per favore smentite queste voci che ogni giorno si fanno più insistenti. Bene, Milano Fondiaria e Premafin non hanno risposto, Unipol ha risposto e ci ha detto: è presto per sciogliere la riserva, non scopriamo le carte. E poi ci ha scritto, la trovate sul sito dello SNA: comunque non sarete voi gli interlocutori con i quali noi scopriremo le carte a fusione avvenuta. Ma come? Non saremo noi. Rappresentiamo quasi il 50% degli agenti assicurativi iscritti in sezione A operativi in Italia oggi come SNA, e non saremo noi gli interlocutori privilegiati? Ma come? Siamo il sindacato nazionale agenti che da 100 anni è la rappresentanza primaria di questa categoria e non saremo gli interlocutori privilegiati? Ma stiamo scherzando o cosa? Non abbiamo diritto a conoscere con sufficiente lasso di tempo di anticipo quali sono e quante sono le agenzie che verranno chiuse forzatamente? È incredibile. Bene, noi oggi qui vorremmo, se voi ci state, se voi siete con noi, iniziare un percorso che tenda a restituire allo SNA la forza, la dignità, l'autorevolezza, il coraggio di essere nuovamente l'interlocutore numero uno a tutela e difesa degli agenti di assicurazione italiani. Perché non esiste che la nostra categoria non abbia un diritto di rappresentanza istituzionale a livello di relazioni industriali. Non esiste, come non esiste che le imprese possano dichiarare apertamente, come ha fatto recentemente l'ANIA tramite Verdone, che vuol portare la contrattazione anche normativa, cioè dell'accordo nazionale agenti, cioè dell'aspetto contrattuale che ci lega alle imprese, a livello di singola azienda. Ma voi pensate cosa significherebbe se ogni azienda adottasse un accordo nazionale proprio, diverso da quello delle altre? Vi immaginate che quando un collega di Fonsai interrompesse il rapporto e passasse in un'altra realtà dovesse affrontare un impianto normativo completamente diverso? Ma quale certezza, quale chiarezza nei rapporti aziendali tra agenti e imprese? Deve esserci una base fondamentale di regole condivise uguali per tutti in un mercato libero. Bene, noi a tutela di queste regole chiare, fondamentali, oggetto di contrattazione collettiva, ci schieriamo oggi e sempre e chiediamo all'ANIA di farsi portavoce di questa esigenza presso tutte le imprese associate. Ben venga la contrattazione a livello di singola azienda, ma su aspetti puramente aziendali, gli aspetti normativi di base del settore rimangono contrattazione collettiva. Allora, signori, se voi siete d'accordo, io da oggi mi sentirei di dire: noi qui ci siamo, noi qui siamo tutti colleghi nella stessa barca.
dalla Calabria, dalla Sicilia, all'Alto Adige, al Friuli, abbiamo tutti gli stessi problemi, perché guardate, non è più una questione di Calabria, di Campania, di Sardegna, è una questione di mercato italiano delle assicurazioni e dello strapotere e dell'arroganza di alcuni gruppi assicurativi finanziari che pensano a ben altro, i numeri Fonsai ce lo dimostrano, che all'industria assicurativa e al bene dell'intermediazione professionale. Ora, da oggi, se voi ci state, uno di noi che venga toccato da provvedimenti coercitivi, forzosi, senza la sua disponibilità e non per giusta causa, scatenerà analogo provvedimento in ogni zona d'Italia. Tutti noi dobbiamo essere una cosa sola, tutti per uno e uno per tutti. Io credo che insieme riusciamo a ridar vita a un sindacato forte e autorevole, che sia senz'altro interlocutore di alto livello con AIBA, con ANIA, con Ministeri, con ISVAP, ma sia anche territorio, solidarietà e vicinanza, come oggi stiamo dimostrando, non abbiamo dimenticato come si fa. Per cui, se voi ci state, io vi propongo un grande applauso collettivo, che significa ognuno di noi che venisse toccato da domani mattina con un provvedimento coercitivo ingiusto scatenerà la reazione proporzionale dello SNA, senza se e senza ma. Grazie di esserci a tutti, grazie.